Speriamo. Sì, Speriamo, apposta. nel senso che io so quindi che cosa ti stai riferendo Brava, sì. all'ipotesi della 7, ma io ti devo dire anche forse mi dicono della Valle, perché questa è la Ah. formazione ipotetica, no? Sì. Dicono. Sì. Bene, speriamo che come al solito dagli amici mi salvi Dio, che dai nemici ci penso io. Speriamo che l'arrivo di De Benedetti non mi porti invece che delle vittorie, delle sconfitte, nel senso che non si sa mai, voglio dire, io sto tanto bene con la situazione attuale della 7, se cambia, questi sono i nomi, Sì. la famiglia De Benedetti di sicuro non dovrebbe essere mio figlio, perché li conosco bene, siamo Sì. amici da tanti anni, ma lo ero anche di Mentana, che invece ho scoperto che se c'era uno, come dire, una serpe nel mio seno all'interno della 7, sicuramente Hai si è capito. rivelato per lui, quindi voglio dire che giustamente non mi ritiene in linea con la 7, mentre ovviamente penso che ritenga giustamente molto più in linea sua moglie, che fa programma di cucina con Vissani, eccetera, Sì. eccetera. Ma insomma, mi sono grata di aver sostenuto la mia causa, anche perché sapendo la fatica che si fa tra persone libere, perché lui le ha pagate duramente le sue libertà a lavorare, è giusto che poi, quando riconquista un posto così importante, tra l'altro più bravo con Santoro, sicuramente il più bravo giornalista che c'è in Italia, si ricordi e abbia un occhio di riguardo per quelli che, come lui, quindi me, hanno subito le vessazioni, le cattiverie e le mortificazioni dell'essere una persona libera, ma evidentemente, non essendo io un uomo, non faccio parte della razza, di conseguenza, essendo una razza inferiore, come dire, non faccio parte della... Devi diciamo, pagare della... pegno, devi Devo pagare pagare pegno. pegno. Vabbè, è così, ragazzi, speriamo in bene, speriamo Va che bene. ci ripensi anche lui su di me, perché in fondo siamo stati anche amici nella nostra vita, e io lo trovo un grandissimo giornalista, lo guardo tutte le sere, e diciamo che magari pensare che lui avesse una parola buona nei miei confronti mi avrebbe fatto piacere invece che Certo. dispiacere. Lo guardo con la mascherina. Va bene, con il Va diaframma, con il diaframma. bene. Va bene, tesoro. Senti tesoro, cos'è Sì, che ti volevo dire? Ma dimmi. voi oggi mi cercavate, avevate paura che io non venissi all'appuntamento. Sì, no, Ma perché... ragazzi, ma io non rinuncerei a voi per niente al mondo. L'hai fatta, Ma mi avete preso per sgarbi. Che Ma brividi. veramente, ma mi avete preso per quel suolo di sgarbi, ma insomma. Che brividi. Ah, mi sono dimenticato di chiedergli lo sbiancamento anale, ma lo farò domani. Lo farò domani, Ah, sì. sì, ma lui l'ha fatto stamattina. No, glielo Era voglio. impegnato. Oggi è venuto al telefono o era Come? impegnato No, proprio? oggi no, no, a parte che era in Lombardia, ma è venuto al telefono perché è bollente la situazione di Cefalù, che noi stiamo seguendo passo dopo passo, e domani mattina poi andremo ad analizzarne gli esiti, quello che sarà accaduto a Cefalù, hai capito? Sì, di Vittorio, Vittorio, certo. Candidato sindaco. Candidato sindaco di nuovo, Sì, ma no, a Cefalù. Io l'altra volta ero andata a fare la sua campagna elettorale, mi aveva proposto un posto di assessore, ovviamente non se l'è più ricordato, ma pazienza, ma tanto non ci andavo in ogni caso. Glielo ricordo domani. Non glielo ricordare. Vabbè. Chiedi lo sbiancamento anale, mi Sì, interessa di più. quello domani glielo chiedo in matematica. Credo che sia meglio di questi tempi avere uno sbiancamento anale che fare l'assessore. Che un assessorato a Cefalù. Va bene, Va bene. ciao, un bacio. Ciao tesoro, a domani. Ciao. Alba Parietti. Nous serons toi et moi les plus riches du monde. Mamma mia, mamma mia. Il capolavoro. Mamma mia. Gilbert Bécaud, le joue de la folie. Capolavoro assoluto questo.